Questa giornata è iniziata con una collaborazione con questa associazione di dentisti per la prevenzione. E abbiamo messo a disposizione una macchina per poter agevolare gli operatori a fare le visite mediche riguardanti il caso. Noi facciamo sempre iniziative in piazza per sensibilizzare la popolazione a livello sanitario. E facciamo anche delle feste in piazza il cui ricavato viene per poter andare avanti con l'andamento buono dell'associazione. Siete stati una delle prime pubbliche assistenze ad avere un defibrillatore automatico. Quanto serve? Quanto è servito in questi mesi? In questi anni che l'abbiamo messo, per fortuna non è servito. Comunque è sempre a disposizione della cittadinanza per chi lo sa usare, logicamente. Anche se in tempo passato abbiamo avuto dei problemi che ci è stato rubato e poi è stato ritrovato dopo un giorno o due, però comunque, ringraziando il cielo, non è stato mai usato. Vuol dire che la popolazione di Bolzaneto è abbastanza in buona salute, diciamo.